Buongiorno e benvenuti sul canale Postura Corretta, il posto per persone professionisti e appassionate di corpo, movimento, fisiologia e postura. Oggi parliamo di sciatica. La sciatica è intesa come infiammazione del nervo sciatico, che è il nervo che parte dal plesso lombare, scende e innerva tutto il nostro arto inferiore. L'infiammazione del nervo sciatico ha molte cause, noi oggi però ci concentreremo su come la postura può peggiorare o migliorare questa situazione. Solitamente si accumulano tensioni che creano dei blocchi limitando la mobilità articolare e questo va a favorire l'infiammazione del nervo sciatico. Ora vediamo alcuni esempi di situazioni che una volta instaurate creano un terreno fertile per questa infiammazione oppure per altre. Come primo punto iniziamo a osservare le nostre dita. Le dita devono essere libere di muoversi, di piegarsi e di raddrizzarsi. Spesso si trovano le dita martello, che vuol dire che le dita sono accorciate e mantengono questa posizione. E il problema non è tanto il mantenere questa posizione, ma il fatto che da questa posizione non si riesca più a raddrizzarle o a piegarle o a estenderle. Le dita martello sono molto comuni nelle persone che hanno una forte retrazione della parte posteriore, dell'ischio, dei polpacci, della fascia plantare, e questo fa sì che il piede perda la sua aderenza a terra, provocando instabilità e andando a generare un lavoro molto maggiore a livello lombare. Se ti accorgi che le tue dita sono rigide, puoi iniziare a mobilizzare le tue dita in molti modi. Un semplice metodo è questo qui: tenendo una gamba ferma, ci si sposta sopra col peso e si va a fare questo movimento per aumentare l'estensione delle dita molto lentamente, oppure si piegano le dita e si flettono. Si ripete questo movimento 5 volte e poi si ritorna all'altro, il tutto per 3 sequenze. Un'altra cosa a cui porre attenzione è lo spostamento del nostro peso. Il nostro peso è in avanti o indietro, o meglio, sentite che il peso appoggia più sulla zona del tallone oppure appoggia più sulla zona delle punte. Anche qui è importante avere un peso che non è né troppo avanti né troppo indietro, perciò per trovare una giusta via di mezzo andate a fare questo esercizio, cioè ascoltate la vostra posizione di partenza, provate a spostarvi in avanti e poi indietro, avanti e indietro, finché il vostro corpo riuscirà a percepire la differenza tra le due posizioni e così facendo si ricalibrerà e troverà una posizione a metà via tra avanti e dietro. Passiamo ora alle caviglie. Le nostre caviglie possono posizionare il nostro piede in due modi: o portando tutto il peso del piede sul bordo esterno e in questo modo si va a instaurare un piede cavo, oppure al contrario il nostro peso sul piede può essere distribuito internamente. In questo caso avremo un piede piatto. Nessuna delle due posizioni è una posizione consigliabile. È sempre consigliabile la posizione che sia una via di mezzo tra la parte esterna e la parte interna. Perciò iniziamo ad ascoltare come si trovano i nostri piedi e proviamo a fare questo movimento, portare bene il peso all'esterno, ascoltare bene, e all'interno. Se vi accorgete che in una direzione fate più fatica, continuate a fare il movimento cercando di andare a sciogliere la vostra caviglia. Ovviamente, se la rigidità è instaurata da tanto tempo, ci vorranno parecchi giorni perché la vostra caviglia inizi a riprendere una posizione più neutra. Ma l'importante è iniziare a dare dei piccoli stimoli ai nostri recettori che man mano si autoaggiustano e ci fanno ritrovare la nostra posizione di equilibrio. L'esercizio è da ripetere per almeno 5 volte, in cui si va una volta all'interno e all'esterno, una ripetizione, due ripetizioni, fino ad arrivare a un numero di 5 volte. Passiamo ora a un'altra articolazione che è spesso molto coinvolta. Sono le ginocchia. Le ginocchia sono un'articolazione che mediano la posizione della nostra anca e della nostra caviglia e si possono trovare
ginocchia unite, perciò ginocchia dette valghe a X, oppure ginocchia vare. In ogni caso bisogna partire appunto con in posizione dove i piedi sono paralleli, hanno distanza simile alle nostre spalle, flettere leggermente le ginocchia e provare a portare fuori le ginocchia e poi dentro e vedere in quale direzione le nostre ginocchia fanno più fatica ad andare. Si può unire questo movimento con il respiro, inspiro fuori, espiro dentro, e si può ripetere il movimento, anche questo per 5 volte, e ascoltare ogni volta che effetto ha sul nostro corpo. Poi si esce dalla posizione e si torna nella posizione di riposo. Ci sono due tipi di ginocchia vare, due tipi di ginocchia valghe. Allora, il ginocchio vare può essere dato dall'accorciamento degli extrarotatori oppure dalla brevità degli ischi crurali, e questi sono due tipi di varismo, oppure il valgismo può essere dato da una brevità degli intrarotatori d'anca oppure una brevità degli adduttori. Entrambe queste situazioni possono portare un sovraccarico a livello della schiena e perciò andare a creare poi un'infiammazione sul nostro nervo sciatico. Passiamo ora all'articolazione che c'è tra anca e bacino e vediamo la posizione del bacino, che può essere di antiversione oppure di retroversione. Questa posizione è legata sempre alla nostra posizione delle anche, alla nostra muscolatura delle anche, e anche questa posizione, se molto antiverso, il bacino può portare problemi nella schiena, ma anche se il bacino è molto retroverso e genera una retinizzazione del tratto lombare, anche in questo caso può portare problematiche alla schiena. Perciò un esercizio molto semplice è quello di antiretroversione, che può essere fatto in piedi, da seduto oppure in posizione quadrupede. Per adesso vediamo la posizione in piedi, anche se è abbastanza difficile, e questo è il movimento. È da ripetere 4-5 volte e ascoltando bene la differenza tra antiversione e retroversione. Il fatto di fare l'esercizio lentamente ed ascoltare la posizione fa sì che il nostro corpo autoregoli la postura. Come vi ricordo sempre, per aiutare a muovere il nostro bacino possiamo utilizzare sia le mani con un aiuto cinestetico oppure visualizzando una scodella e facendo sì che la scodella si rovesci in avanti oppure si rovesci indietro. Perciò appoggiamo le mani sul nostro bacino, pieghiamo leggermente le ginocchia e pensiamo di rovesciare una scodella avanti e una scodella indietro. Mi raccomando, è importante mantenere fermo testa, torace e ginocchia e concentrarsi solo sulla mobilità del bacino. Questi esercizi, se fatti correttamente e lentamente, portano subito un beneficio al nostro organismo e sentirai perciò il corpo più leggero, più mobile, più elastico. Infatti questi esercizi sono esercizi di propriocezione, di percezione, di coscienza corporea e sono molto importanti perché aiutano il nostro sistema nervoso a resettarsi e perciò sono molto utili anche per lo stress. Inoltre è da ricordare che spesso questi esercizi sono sottovalutati e poco praticati, perché magari poco conosciuti, ma hanno dei benefici davvero importanti sul nostro sistema articolare e muscolare, ma anche su tutto il nostro corpo. Possiamo fare questi esercizi prima o dopo un'attività fisica o l'allenamento, oppure anche una volta al giorno, mattina o sera, indifferente durante la giornata. L'importante sarebbe prendere l'abitudine di farli anche solo per 5 minuti, ma quotidianamente. Così facendo, in qualche settimana si ottengono già dei buoni benefici. Questi esercizi ci aiutano a mantenere una buona mobilità articolare, riequilibrando la posizione delle nostre articolazioni, favorendo così una buona postura. Avrai così meno carico sulla zona lombare e il tuo nervo sciatico te ne sarà grato. Per domande, dubbi o perplessità, scrivete qui sotto nei commenti. Io vi saluto e prima di chiudere vi ricordo che questi esercizi sono stati presi dal metodo corpo e coscienza di Georges Cuchinot. Vi aspetto alla prossima!